La giustizia messicana ha detto sì all'estradizione di El Chapo verso gli Stati Uniti. La difesa può ancora presentare ricorso. Nell'attesa, Joaquin Guzman è stato trasferito in un carcere vicino al confine con gli Stati Uniti, ossia in quello di Ciudad Juárez. L'esperto di narcotraffico messicano José Reveles spiega come dovrebbe svolgersi la procedura. L'estradizione dipenderà da come i suoi avvocati si muoveranno. Certamente ci sarà un negoziato sulle modalità di trasferimento del Chapo negli Stati Uniti. Quali informazioni verranno date o addirittura è possibile un'offerta di denaro o una dichiarazione di colpevolezza per ottenere una sentenza meno pesante. Prima di essere trasferito alla frontiera col Texas, il più famoso e potente narcotrafficante messicano era detenuto ad Altiplano, nel centro del paese, dove apposta per lui erano state disposte eccezionali misure di sicurezza. Fra le gesta di El Chapo c'è infatti la rocambolesca fuga proprio da questo carcere di massima sicurezza nel luglio del 2015.